La collezione 2020 si contraddistingue per la sua modernità, una collezione molto eclettica dalla forte personalità. I designer sono i designer storici di Casa Milano, Paola Navone, Roberto Lazzeroni, Pietro Russo, Massimiliano Raggi e Laboratore Vallone. Inoltre l'artista Lia Bosch, alla sua prima collaborazione con Casa Milano, ha disegnato una collezione di tavolini delle piccole opere provocatrici. Mixata alla collezione attuale, tutto diventa più vibrante e molto più interessante, perché questo mix di materiali, stili, colori e forme gli danno una sensualità un po' differente. Divano curvi di Paola Navone, un divano dalla grande personalità. La caratteristica del divano curvi è questa seduta fagiolo, si ha tre tipi di profondità e diventa molto protagonista dell'ambiente. Per la sua forma fagiolo favorisce molto la conversazione tra le persone. E questo divano si presta benissimo anche in un discorso di contract e di hospitality, oltre chiaramente a residenziale. Vis-à-vis di Paola Navone, una grande poltrona con una seduta molto informale, molto intima per due persone. Questa forma morbida e avvolgente permette di arredare anche le hall di un albergo, l'hospitality, delle camere da letto e soprattutto il residenziale. Pillow Pipe Evo è un piccolo restyling che è stato fatto al divano Pillow Pipe. L'argomento più importante è la versione green. Nella collezione il Casa Milano è il primo prodotto completamente ecosostenibile. Tangeri di Roberto Lazzeroni è un tavolo componibile di carattere. La protagonista è una grande gamba ovale in metallo. Shirley di Castello La Gravinese è una sedia imbottita versatile, molto elegante per gli spessori, molto sottili e il basamento in essenza con le gambe romboidali. Shanghai di Castello La Gravinese è una collezione di tavolini sofisticati per le proporzioni e per la forma. Il metallo e il marmo sono protagonisti. La cosa molto interessante sono questi bastoncini in ottone che si incrociano come degli Shanghai. La forma irregolare dei piani permette una sovrapposizione tra il tavolino e il tavolo basso, creando una sorta di arcipelago. La libreria Boomerang di Pietro Russo, una libreria dalla forte personalità, minimalista ed essenziale, che vede come protagonista il metallo, composta da 36 tubicini sovrapposti uno con l'altro e collegati da 84 nottolini in ottone. I piani della libreria sono arrotondati all'estremità. Un elemento molto sofisticato è la bordatura dei piani neri a contrasto con l'essenza. Lo specchio blu di Pietro Russo, un grande specchio con la cornice in metallo, caratterizzato da queste due estremità, sempre in metallo, che sembrano sorreggerlo ma in realtà sono puramente decorativi. Cartesio di Pietro Russo, una collezione di tavoli bassi, dal design molto minimal e molto essenziale, caratterizzati da dettagli come la maniglia e il piano su due livelli. Pixel di Pietro Russo, sono dei piccoli tavoli bassi in vetro con la particolarità di avere questo bordo, questo decoro stampato in digitale su vetro, come tanti pixel che degradano sul piano. Console elefante di Pietro Russo, un design molto raffinato e minimalista, caratterizzato dal piano con gli angoli stondati e la bordatura nera a contrasto con l'essenza. Un elemento importante della collezione 2020 è l'ingresso in Casa Milano di Lia Bosch, un'artista pittrice che attraverso le sue opere trasferisce su degli oggetti d'arredo dei decori. Suitable, una collezione di 5 tavolini estremamente versatili, dal design unico, delle piccole opere provocatrici che esplorano il concetto del decoro, dando all'ambiente una grandissima personalità. Twist di Laboratore Vallone, una collezione di tavolini rotondi dalla struttura in metallo, un sorprendente piano bicolore laccato lucido dove una metà del piano ha una texture con un disegno grafico in basso rilievo. Il tutto finito con una laccatura lucida. Francis
di Massimiliano Raggi. Sono dei piccoli puffettini molto interessanti per la forma, come dei satelliti che si adattano a qualsiasi tipo di ambiente.